Buongiorno amiciacci, guardate che bel posto che abbiamo trovato. Ci troviamo davanti al lago Los Cerritos. Questa che vedete è un'area ricreativa, quindi ci sono tanti tavolini, ci sono i barbecue, ci sono i servizi, bagni, acqua e c'è persino la sicurezza. È un parco ricreativo gestito dai pompieri del Venezuela. Quando siamo arrivati abbiamo chiesto all'ingresso se potevamo rimanere qui qualche giorno e dormire, loro ci hanno detto sì, senza problemi, state tranquilli, qui è sicurissimo, qui c'è tutto, qualsiasi cosa volete è a disposizione, gentilissimi come sempre. E quindi abbiamo passato un paio di notti qui a fare del vero e proprio campeggio, perché guardate come siamo, dietro abbiamo il nostro gazebo col tavolino all'ombra, non ci ha disturbato nessuno. Vi faccio vedere il posto perché c'è pochissima gente e gli unici ospiti di questa area ricreativa sono le capre, ce ne sono tantissime. È lasciato andare anche questo parco, come abbiamo notato noi e come ci hanno detto anche i vigili del fuoco. Infatti non si nota tantissimo qui, ma sopra si nota di più. Anche questo parco rispecchia un pochettino l'andamento del paese Venezuela in generale. Però è un bel posto, è un bel posto. E oggi la giornata riparte da qui. Continuiamo a scoprire questo paese insieme a voi. Continuiamo a scoprirlo insieme ai locali, perché poi in questi giorni abbiamo anche parlato con altra gente, ci hanno consigliato alcune cose da andare a fare. E quindi andiamo a visitare la zona qui intorno e poi ci iniziamo a spostare verso nord e ci saranno tantissime sorprese. Quindi mi raccomando, se non lo siete, iscrivetevi al canale così non vi perdete i prossimi video. Lasciamo questo posto, siamo stati da Dio, la gente è gentilissima, spettacolare, veramente tutti molto cordiali. E adesso stanno facendo una riunione. Grazie, 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 molto gusto. Dall'Italia! Ciao Italia! Ciao, ciao, ciao! grazie. Così, in mezzo al nulla, fermati. Hola, hola. Hola. Buenas! Vamos para acá el pueblo, acá, el pueblo acá. Serute, Serute. Italia. Italia. Viva l'Italia! Ciao. Ciao, ciao. Siamo arrivati a Cubiro! Sappiamo cosa c'è, eh? Non No, sappiamo cosa c'è. però siamo arrivati. Queste sono le strade di Cubiro. Perfette. Mamma mia. Mamma mia. Allora, dobbiamo essere onesti. I paesini del Venezuela non sono per niente paragonabili a quelli del Messico, però gli diamo una chance, gli diamo un'opportunità. Per prima cosa provando cibo locale e quindi andare subito in un ristorantino. Hola. $3. Entonces, dos, por favor. Cacciapona. Ormai Cacciapona. fedeli, Sì, il nostro fedelissimi. cibo preferito del Venezuela. La caciapa. Cacciapona. Cacciapona col queso. Questo è il formaggio, si chiama formaggio de mano, che è quello tipico che viene utilizzato per fare la caciapa. Però ci siamo accorti che in certi posti sciolgono di più il formaggio, in altri invece no, lo tengono così. Com'è? Buona. A cacciapona. Questa è la Loma, è un'attrazione turistica qui della zona. C'è molto vento, siamo in cima a una collina e ci sono molti turisti, ovviamente locali. Hanno fatto una sorta di pista, di percorso per i cavalli e quindi si può venire qui e farsi il bel giretto intorno a questa collina molto verde e ammirare tutto il panorama, che è molto carino. E niente, dalla Loma è tutto, arrivederci.
Da così. C'è poco da dire. C'è poco da dire perché ho già detto tutto prima. No, è un bel posto, dai. Un bel posto, tranquillo, da passare un weekend con la famiglia. Tanta gente che vende cibo, sì. Qui il dolce tipico sono le fragole con la crema. Sì, ma noi le abbiamo già assaggiate da Giosuè. E la temperatura è freschina, si sta benissimo, però è tempo di lasciare quest'area perché noi abbiamo un obiettivo questa settimana, e cioè di raggiungere altri posti molto belli, diversi, che ci mancano da tanto tempo. Centottantesimo posto di blocco. Voilà. Non controlla. Delle volte controllano solo da un lato rispetto a un altro. Però sì, ce ne sono molti. Iniziano a essere veramente tanti, da contare. Qua addirittura c'è la ratata, la retata dall'altra parte della strada. È una cosa seria. E di la signorina dice di fermarti, giustamente. Hola, buenas. Hola. Ah? Es una casa rodante. Gracias. Ciao. Cioè, qua due posti di blocco nel giro di 300 metri. 400 metri. Ah. Questa è la via delle padelle. Bellissimo. Guarda, guardate quante. Però. Mi sembra giusta questa cosa, perché uno non è che deve andare al mercato a prendere la schiumarola, come la chiama il città. No, lungo la strada guida e dice, oh porca miseria, c'è bisogno di un coperchio. Si ferma e lo compra. Io apprezzo queste vendite così lungo la strada, perché ti incentivano a comprarle, anche perché ce ne sono 50 uno dietro l'altro. Paschimieto, baby! Certo! Com'è che fai tu quando sono i clacson? Siamo venuti a Paschimieto per due motivi. Il primo è fare gasolio, che ci hanno detto di farlo qui perché poi è difficile verso Valeria, che è la città più a nord. E due, per provare un mega supermercato venezuelano, che ancora non abbiamo mai fatto spesa in un grande supermercato. Abbiamo comprato nelle tiende eccetera eccetera, quello sì, però volevamo farci un giro in un grande supermercato per vedere un po' cosa vendono, i prezzi, se si può pagare con la carta. E quindi abbiamo trovato uno che si chiama Macro, non so se c'è la scritta gigantesca, sta contro sole, non so se la vedete. E quindi adesso ci andiamo a fare un giro dentro, vi portiamo con noi così vedete anche voi. C'è la musica! Però prima di andare a fare la spesa, ve lo diciamo, andiamo a mangiare un gelatino al McDonald's. Un cono piccolo. Com'è, buono? Anche quello venezuelano. Cos'ho meno? Ok, zuccheri al volo. I prezzi sono esposti in dollari, però c'è scritto REF, ma credo che sta a significare referenza, perché poi quando siamo andati in cassa ci hanno detto il prezzo in bolivar prima, e poi ci hanno detto equivale a $2, due coni. Quindi credo che utilizzano il dollaro ma come referenza, e si basano sempre sul bolivar, sul cambio del bolivar, credo. Nel frattempo gli si sta squagliando il cono. Fa caldissimo. Questo è un supermercato enorme, ma anche il supermercato, proprio come tutto il Venezuela, è desolato. C'è pochissima gente, quasi nessuno. Ma proprio non c'è niente e nessuno. Forse è svelato il mistero del perché questo supermercato è vuoto. Cioè, uno yogurt così costa $5.30. Non è nemmeno un litro. Allora, le melanzane vengono 80 centesimi al chilo. La frutta e la verdura non costa molto, è piuttosto economica.
Invece i latticini abbiamo notato che sono molto cari, però questo supermercato diciamo che non è il massimo, Guardate che prezzo le passate, 2,5 kg a $16, 800 grammi $4, 400 grammi o $3 o $2, non è chiaro. 4,70, pacco da 500 grammi. Meno male che abbiamo fatto la spesa in Colombia e ci siamo ricaricati, altrimenti era la volta buona che smettavamo di mangiare mezzo chilo di pasta in due. Ci sono le sottomarche tipo questa, 500 grammi, 86 centesimi. Però bisogna vedere, bisognerebbe provarle e vedere la qualità. Niente raga, cioè è un supermercato che pensavamo ci avrebbe regalato tante emozioni, invece niente. Abbiamo tra l'altro chiesto a una signora ma se ci poteva consigliare un supermercato grande dove c'erano tante cose, lei ci ha detto che questo è il più grande, ce n'è anche un altro quindi lo andiamo a vedere, ma a questo punto non è che ci aspettiamo molto. Prodotti, pochi prodotti, prezzi alti, poca gente, il pesce è più fresco che ho visto in vita mia, c'ha le rughe per quando era fresco, povero Cristo, veramente. E niente, va così. Questa ci dà fiducia, ci dà fiducia, ci dà fiducia, e vediamo di trovare qualcosa di interessante. Il vino della Sagrada Famiglia. Non lo sapevo, in Venezuela producono il vino. Questo è un vino venezuelano, la Sagrada Famiglia, costa $3.20. Quindi anche un prezzo buono. Però bisognerebbe provarlo. Quasi quasi. Parmigiano reggiano, non l'avevo visto. Parmigiano reggiano, $42 al chilo. Il Cito dall'altra parte vi aveva fatto vedere questo beverone al latte. Qui costa quasi $6, cioè dei prezzi assurdi. Ho trovato una birra bassa e tozza come me. 230 ml, 70 centesimi. Guardate che bella! Questo ci tengo a farvelo vedere perché i colombiani si sono rifiutati di mangiare la nostra pizza fresca, fatta al momento. Guardate qua cosa vendono, €1,60. Questa è la margherita. Cioè, ragazzi, non mi esprimo. $48 Ferrero Rocher, €51. Cereali della Cirios, 1,6 kg, quasi $20. $16.50 questi qua da 500 grammi. Questa è la mia tecnica e come seleziono il caffè. Se esce un buon odore lo compro. Che poi una cosa che fa ridere è che nello stesso supermercato vendono prodotti in dollari, con prezzi in dollari, e altri con prezzi in bolivar. Bolivar e poi vieni qua. Dollari. Esperienza dei supermercati in Venezuela non è stata il massimo. Vogliamo fare questo video per parlarne un po' più nello specifico. Siamo tornati in van, la Flecchia sta cucinando. Stasera ragazzi mi sono messa a fare le arepas. E io nel frattempo parlo con voi. Anche fare spesa, un po' come fare benzina, in Venezuela non è semplicissimo. Ora, non è difficile, non è impossibile, però ci sono alcune cose diverse rispetto a qualsiasi altro paese. La prima è che quando vai in cassa, ancora prima di scannerizzare, di passare il primo prodotto che hai comprato, ti chiedono un documento. Nome e cognome e il numero. E quando noi gli diciamo no, ma noi la cedola non ce l'abbiamo, cadono dalle nuvole e vanno in panico. E noi gli diciamo vabbè, inventate un numero. Mettono il nome, non so a che scopo. Il secondo problema, e questo è forse il più importante, è che perlomeno le nostre carte in Venezuela non funzionano. Abbiamo provato due carte, nessuna delle due funzionava, anche perché, proprio come per fare la spesa, anche quando si utilizza la carta ti chiedono un documento. Che numero necessita? Il numero della tacchetta. Il numero della
la targeta? Sì, qualche cosa? È come su identificazione già in Italia, per il numero della targeta. Ti chiedono proprio il numero di cedula, anche lì da inserire sul POS. E noi abbiamo provato a inserire il mio passaporto, abbiamo provato a inserire anche un numero inventato, ma niente, non funziona, perché noi non ci abbiamo questa cosa nelle carte, perlomeno con le nostre. Noi ogni volta che paghiamo la inseriamo e mettiamo il PIN. Dice tarjeta restringida. Pago con effettivo. Non abbiamo mai avuto problemi in tutto il mondo, ma in Venezuela fanno tante domande al momento del pagamento. E questo porta a un problema un po' più grande, e cioè alla difficoltà poi complessiva del viaggiare questo paese. Se non si può pagare con la carta anche nei posti dove l'accettano, beh, vuol dire che per girare questo paese si deve venire con un pacco di soldi contanti, e non è facile, e soprattutto non è nemmeno sicuro. Non è facile perché bisogna venire con dollari. Non abbiamo finora trovato nessuna banca che cambia soldi, non abbiamo trovato nessun money exchange, non abbiamo trovato nessuno al mercato nero che ci chiedeva: volete cambiare i soldi? Non ci sono ATM, quindi non si possono prelevare né bolivar né dollari, e quindi bisogna letteralmente entrare con un pacco di soldi. I prezzi, come avete visto, sono sia in bolivar che in dollari. I prodotti sono cari, carissimi, e l'altra cosa è che i supermercati hanno poca scelta, perlomeno quelli che abbiamo visitato noi. Molti scaffali vuoti, congelatori vuoti. Forse è tutto legato al discorso benzina, non lo sappiamo. Sicuramente. Una cosa che a me fa tanto ridere è che ad ogni fine della spesa, quando, non a noi perché a noi non ha funzionato, però ai clienti solitamente gli chiedono il PIN della carta. Cioè il cliente dice a voce il proprio PIN del bancomat, la commessa glielo inserisce. Cioè questa è una cosa mai vista prima. L'ultima cosa poi che fanno, una volta che finalmente riesce a pagare, controllano tutto, tutto, ogni singolo prodotto che hai comprato, ogni singolo prodotto che è stato battuto e sta sullo scontrino viene controllato per vedere se era stato effettivamente pagato e risultava nello scontrino. Quindi anche fare la spesa è un'esperienza particolare in Venezuela. Bisogna mettersi l'anima in pace. Ma noi ci siamo abituati, sapevamo di questi problemi, quindi non è che vogliamo lamentarci. No. È semplicemente un report dei problemi che non esistono in altri paesi, e quindi volevamo farli vedere. Questa è la fine di un video, mi raccomando iscrivetevi se non l'avete fatto, mi piace, commentate, fateci sapere cosa ne pensate di questa situazione, di questo Venezuela, dei supermercati, di tutto quello che abbiamo discusso in questo video, e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao amici! Ciao amici, buonanotte!